La città come la vediamo noi oggi, che è circondata da strade, non esistevano prima della metà del 1800, quando tutte le abitazioni degradavano con delle terrazze parallele verso, cioè, verso il fiume, lasciando a vista la roccia intenzionalmente. Qui avevamo una città arroccata, ma con gli edifici monumentali di età romana, il tempio, il teatro e altri. Tra questi il cosiddetto Pons Major, da noi definito così, il ponte maggiore rispetto a quello minore del Ponte Vecchio, costruito sempre in età romana in un punto facile tecnicamente, cioè dove la gola nella roccia si stringeva e quindi era facile gettare un ponte. Intanto è un ponte a 10 arcate, che cosa che in Piemonte non ha confronti. La cosa particolare è che questo ponte monumentale, fatto, aveva una carreggiata lastricata da basoli, i marciapiedi, due parapetti in pietra, viene costruito in un punto tecnicamente decisamente complesso e quindi rivela l'audacia dei costruttori di età romana. Creano questo ponte per creare un collegamento diretto con Torino e anche sicuramente questo ha un impatto sulle popolazioni, cioè un'opera di ingegneristica di altissimo livello. Questo richiede una soluzione tecnica speciale, cioè fondare tutti i piloni direttamente su dei pali di legno, creare delle palafitte praticamente a fondazione del ponte. Non se ne sapeva nulla fino all'alluvione dell'ottobre del 77, in cui è stato visto parzialmente in associazione a un'altra grande scoperta, cioè al fatto che Ivrea aveva ai piedi del Lungodora una banchina, cioè un lunghissimo molo che da quello che noi oggi conosciamo come la Questura, cioè l'ex convento di San Francesco, si infilava e proseguiva oltre il Palazzo dei Bagni, cioè l'attuale Balla per intenderci, e anch'essa realizzata sicuramente nello stesso momento, fondata su pali, quindi avevamo un porto collegato a un porte costruito nello stesso momento. Di nessuno dei due c'erano notizie archeologiche prima delle alluvioni appunto del 77 e del 93. Il fatto che devono essere crollati molto anticamente, io direi alla fine, con la fine dell'impero romano, che è segnata dal cambiamento climatico che comporta grandi alluvioni, sicuramente il fiume deve aver scalzato la sabbia sotto le palificate di legno, al punto che il ponte non si è distrutto, si è seduto. E tutt'oggi, così come è stato visto ampiamente fotografato nel 93, il ponte è seduto al di sotto di quello che oggi è il Naviglio e della Dora. Questo isolotto. Vedete che ci sono quei blocchi di ruderi che sono cosiddetto conglomerato cementizio, cioè sono muri che a noi sembrerebbero anche cose recenti, cioè in cementa, infatti i romani inventano il cemento. Si vedono questi blocchi più svariati altri blocchi lavorati, che sono quelli che facevano parte delle nervature delle arcate, dei parapetti, della monumentalizzazione del ponte. È tutto lì il ponte, compreso i pali di legno che ancora si vedono spuntare dall'acqua, vedete, ai piedi, vicino lì all'isolotto. Quindi in questi giorni, in corrispondenza insomma del canoa, si è creata cosiddetta una voragine. Quelli sono i pali che sostengono la traversa del Naviglio, che comunque ha il suo interesse storico, perché questo è un naviglio realizzato a metà del 400, uno dei più antichi navigli medievali.